abbiamo improvvisato una seduta esterna di Quasi Gol per sentire e sondare un po' il parere dei tifosi, che logicamente sono quelli che vanno allo stadio, che pagano il biglietto, che vedono lo spettacolo e soprattutto si esaltano per le imprese del Teramo. E il luogo migliore non poteva essere che Biancorosso, dove abbiamo trovato dei tifosi rappresentatissimi, che sono in pratica l'anima di questa squadra biancorossa. Seguono al campo fedelissimi le partite in casa, le partite in trasferta, e anche loro hanno voluto partecipare a questa tavola rotonda improvvisata per cercare di dare un loro parere su quello che è stato il campionato del Teramo, un campionato per certi versi esaltanti, per quelli che sono i festeggiamenti che hanno in programma per la prossima gara in casa con il Martina Franca, che suggerirà in pratica questa promozione delle due formazioni in C1. E io vorrei proprio cercare di coinvolgere questi ospiti chiedendo loro un parere su questo campionato. È stato un campionato che il Teramo ha vinto con 5 giornate di anticipo ed è stato un campionato che per certi versi ha rivalutato quelle che erano le delusioni dell'anno passato e dopo 6 anni ha riportato la squadra teramana ai vertici del calcio nazionale. Io vorrei proprio cominciare dall'ospite che abbiamo qui alla mia destra, con il signor Mario, se non sbaglio. Un giudizio su questo campionato. È stato un campionato esaltante, un Teramo che ha dominato in lungo e in largo. Beh, il campionato saldante è stato il giorno di andare, il giorno di ritorno non ho fatto niente, proprio è un pianto. Ecco, forse da che cosa dipende questo momento di calo del Teramo? Il rilassamento della squadra, l'allenatore, che ha già annunciato che andava via, i giocatori, anche un po' lo spogliatoio. Secondo lei un campionato di C1 per il Teramo è possibile con queste premesse? Perché non è possibile? È possibile tutto. Anche la Serie B è possibile a Teramo. Quanto può influire sul morale dei giocatori questa vicenda dell'allenatore? Domenica noi abbiamo visto, dobbiamo purtroppo dirlo, un pareggio che non è stato senz'altro esaltante e che ha visto dei tifosi forse protestare con dei fischi al termine dell'incontro. Beh, su tutto l'arco della partita abbiamo regalato un giocatore, allora che un giocatore non marcava nessuno durante tutta la partita. Da cosa dipende forse questa situazione? Il rilassamento. Cerchiamo di coinvolgere anche altri ospiti su questo discorso, si è parlato un po' di rilassamento. Signor Camillo, qual è il suo parere circa questo calo del Teramo? Sì, Teramo ci ha fatto vedere delle cose meravigliose nel girone di andata, adesso al ritorno sta un po' deludendo, dice, le aspettative dei spettatori tutti. Ecco, ma questi spettatori? Non approvo i fischi al campo, no, questo no, però il popolo paga. Lo sportivo paga e vuole lo spettacolo, che purtroppo adesso nelle ultime partite manca. A Teramo, signor Gaetano, forse non basta il fatto che il Martina ha recuperato 5 punti e che ora insidia la prima posizione del girone per la vittoria finale? Io dico che l'unica cosa che per me era preoccupante appunto di perdere il primato. Cosa toglierebbe al record del Teramo in questo campionato di arrivare secondo in classifica? Toglierei tutto di quello che ha fatto, perché stare in testa alla classifica con 6 mesi e poi perdere il primato è una cosa proprio che non va giù, secondo me. Cosa sta succedendo secondo lei a questo Teramo che ha preso? Un rilassamento generale sia per quanto riguarda la questione dell'allenatore, sia per quanto anche i giocatori si sono rilassati senza prendere in considerazione che invece portando a compimento fino in ultimo sarebbe stata ancora più bella. Cosa toglie al campionato del Teramo una fase finale con 7 partite e soltanto 4 punti guadagnati su 14 disponibili? E appunto sto dicendo che le ultime partite non mi sono piaciute più. E tutto quello che ha fatto praticamente non è quello che voglio cancellare, ma insomma a me sarebbe piaciuto che fino in fondo si sarebbe mantenuto in testa e speriamo che ci riescano, perché adesso di ieri che Martina Franca ha perduto si è rimessa in testa un'altra volta, speriamo che queste ultime 2 o 3 partite si porti in testa e vinci il campionato, perché per me non è solamente andare in C1 ma vincere il campionato. Se fosse stato invece il senso inverso come Martina Franca, per me sarebbe stato bene lo stesso. Ha qualcosa da recriminare alla squadra o all'allenatore? No. Benedetto Presante, il vicepresidente del club, con lui vorremmo affrontare un discorso che forse ha scosso un po' i tifosi al termine dell'incontro, sapere di questi eventuali contatti per combine, per eventuali compravendita di partite. Cosa credi che sia tutto questo chiacchierare intorno a questo Teramo Esermi? Ma io penso che come al solito una bolla di sapone come tutte le altre discussioni, perché
perlomeno la società, i giocatori, la squadra è pulita su tutti gli aspetti. Chi ha voluto fare ancora una volta danneggiare magari il primato del Teramo, abbiamo avuto in mente di inventare qualcosa, perché diciamocelo pure, io voglio ritornare solamente all'attuale situazione. Però per gioire non è che dobbiamo ricambiare come lo spettacolo che a fine partita ieri ha dimostrato, non lo sportivo della Mare, perché io non lo ritengo sportivo, che erano presenti giù allo stadio ieri sera, ieri, perché innanzitutto trovandoci in una situazione di smantellamento, diciamolo pure, perché l'allenatore già 2 mesi già si sapeva che la squadra c'è stato un relazionamento completo, diciamo, e i risultati purtroppo sono venuti a mancare, però il primato resta ancora e io spero nel finale, e quindi ci ho piena fiducia. Ma ripeto una cosa, solamente questo dobbiamo metterci in testa. Per essere una squadra di partecipare al campionato di C1, anche lo sportivo deve essere di C1, questo senza dubbio. Ecco, forse da più parti però si è recriminato su questa tifoseria che durante l'anno forse non ha seguito come doveva la squadra, perlomeno così si dice. Qual è la risposta e la posizione della tifoseria ufficiale in questo momento? Il vero sportivo no, ha risposto sempre, è in minoranza, diciamo, di quello che noi magari negli anni precedenti eravamo abituati a forse un pubblico maggiore. Quest'anno c'è stato un rilassamento ma dall'inizio, quindi, ma di 2.500-3.000 persone che sono state sempre presenti lì allo stadio, a lì a quella gente non possiamo dire niente. Io accuso solamente quelle 500-600 persone che ieri aspettate il momento giusto di gioire, perché non è che la squadra non è stata né incoraggiata né dal primo minuto né dall'ultimo, quindi si stava aspettando veramente di gioire nei confronti di far perdere questa squadra una volta per sempre, invece purtroppo anche il pareggio è vittoria. E forse in questo caso c'era un po' la protesta della tifoseria. Io vorrei chiedere a Natali se da cosa possa dipendere questo fatto del malcontento e di questi fischi al termine di una partita con l'ultima in classifica finita sullo 0-0? Quest'anno c'è da dire che il Teramo ha avuto un andamento, cioè la classifica del Teramo un andamento particolare. Abbiamo il girone d'andata, come tutti hanno ricordato, abituati i tifosi a una squadra che vinceva in casa e fuori e con un bel gioco, no? Quindi probabilmente il tifoso è stato abituato a vedere bel gioco, a vedere vittorie. Quando la squadra, per tanti motivi ripetuti che io adesso non sto a ripetere, ha segnato un po' il passo, il tifoso si è sentito un po' smarrito, però credo che il tifoso teramano, lo sportivo, abbia l'occasione, l'opportunità fra 15 giorni con il Martina Franga a presenziare all'incontro ed applaudire le due squadre vincitrici del girone e a sottolineare l'attaccamento alla squadra, che attaccamento alla squadra poi significa anche incoraggiamento alla società, incoraggiamento più largo agli vari operatori economici che potrebbero aiutare questa società e dare un contributo fattivo e non soltanto un contributo emotivo come quello dei fischi di ieri. Ecco, perché è incredibile che, insomma, facciamo diciamo un piccolo paragone, ma tra parentesi un piccolo paragone, la Juventus pur perdendo non è stata fischiata, non voglio mettere un confronto Teramo Juventus, ma la situazione, la Juventus non è stata fischiata, la Juventus ha vinto le ultime partite forse con la forza dei tifosi, perché sono stati incoraggiati, altre squadre vincono anche con l'aiuto dei tifosi, noi purtroppo bisogna forse dire che la nostra squadra ha vinto con l'aiuto dei veri tifosi, non dello sportivo, ecco, che è venuto meno allo stadio. Cosa c'era da rimproverare forse ieri la squadra? Ma ieri io dico che non c'era da rimproverare niente, avevamo un caldo noi sugli spalti, un caldo terribile, penso che i giocatori hanno risentito. Le conclusioni ci sono state, probabilmente una maggiore concentrazione, perché tutti i tiri con un po' più di concentrazione sarebbero andati nello specchio della porta, qualcuno ne avrebbe parato il portiere e qualche altro no. Ieri purtroppo i tiri sono andati tutto al lato di poco, ecco. E i due rigori non assegnati evidenti hanno contribuito allo 0-0.
Signor Nardi, lo volevo chiamare in causa per cercare di capire, abbiamo sentito un po' una panoramica di pareri, anche lei è d'accordo grosso modo con i suoi amici. Credo che questa ultima escalation del Teramo, questi soltanto 4 punti in 7 incontri, sminuiscano o meno il lavoro fatto dal Teramo in tutto il campionato? Ma io non credo, perché il campionato è stato esaltante. Giustamente, se arriva al punto di vincere un campionato 5 domeniche, 6 domeniche prima, a parte che noi l'avevamo già vinto dalla partita di Cesenatico, perché oggi la terza in classifica ce n'è 32, noi a Cesenatico facemmo il 30° punto, di conseguenza noi il campionato l'abbiamo vinto, diciamo, al girone di andata, non al girone di ritorno. Ieri certo la prova non è stata confortante, anche a noi per i sportivi dispiace vedere quelle prestazioni con squadre che francamente le serie rappresentava una modesta squadra interregionale, non avevano nomi, salvo qualche vecchio giocatore, però i fischi, la cosa, buttare giù delle parole come buffone, eccetera, non mi sembrano appropriati. Sir Gaetano, si parla tanto di questo campionato di C1 l'anno prossimo, le difficoltà sembrano tante. La posizione degli sportivi qual è? C'è apprensione, c'è preoccupazione per queste voci che si danno intorno alla squadra di un campionato incerto l'anno prossimo e di questo presidente De Berardis che si ritrova da solo? Io non credo però, perché gli sportivi della mano li conosciamo tutti quanti com'è. Basta che viene a vedere lì gli allenamenti, eccetera, lì subito si comincia a invogliare, a cose, perciò io non ho paura di questo.